Adesso sto preparando del croccante con noci e pistacchi di Bronte, ovviamente. La cottura precedente ho fatto il pistacchio, solamente il pistacchio. Adesso faremo anche mandorle pistacchio, nocciole pistacchio, tutto quello che riguarda il pistacchio, ovviamente. E dolce al pistacchio. La procedura è simile a quella del torrone? Sì, 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 è torrone. Diciamo che in siciliano lo chiamiamo torrone, però in realtà è croccante. Il torrone è quello bianco. Quello. Ci spiego un po' come avvengono tutte le fasi. Si mette un po' di acqua e zucchero, e si porta lo zucchero a temperatura, si fa il caramello e poi si mettono dentro gli ingredienti. In questo caso abbiamo messo le noci e il pistacchio. Si fanno tostare dentro lo zucchero. Quando tutto è pronto, io lo vedo, insomma, sento anche già dall'odore quando è pronto il pistacchio, lo mettiamo sul marmo e lo lavoriamo, lo spianiamo, si fa bello sottile sottile ed è pronto. E questo è il dolce più antico della Sicilia, tra l'altro. Quanto zucchero si utilizza in proporzione con il pistacchio e con gli altri frutti? Allora, io faccio mezzo chilo di zucchero e un chilo di pistacchio, in modo che viene così bello tenero, croccante, si riesce a mangiare, perché più zucchero si mette, ovviamente più duro viene. Mettendo meno zucchero è molto più buono, più tenero. Questa è una ricetta antica della nostra Sicilia. Certo, sicuramente sì. A me l'ha imparato mio padre ed è una cosa che facciamo di generazione in generazione. Vedendo così sembra semplice, ma si può provare anche a farlo a casa? Ah certo, soprattutto perché prima si faceva a casa, adesso chi non ha voglia di farlo a casa lo prepariamo noi qua. Quanto tempo ci vuole per fare tutte le fasi? Ma un tre quarti d'ora, in tre quarti d'ora tutto è pronto, adesso lo butto sul marmo e lo lavoriamo subito. Questa è la fase più difficile, la lavorazione finale? No, 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 beh, per me no, poi dipende. Da quanti anni lo realizza? Da 25. Beh, la lasciamo al suo lavoro così vediamo le altre fasi di preparazione. Ecco, abbiamo messo tutto su una tavola di marmo. Sì, sì, si mette sul marmo perché il marmo è freddo e quindi lo raffredda. E fra l'altro adesso gli diamo due colpettine, lo spianiamo e già bello è pronto da mangiare. Si può già gustare poco dopo? Sì, 5 minutini è pronto. Lentamente, infatti io lo sposto dove il marmo è più freddo.